Questo che abbiamo di fronte è un mezzo cavolo bianco, cavolo cappuccio, comprato in un qualunque supermercato, metà costa 1 euro, e questa è la foglia verde esterna di questo cavolo cappuccio. Dentro le foglie sono molto fitte, quasi attaccate l'una con l'altra. Possiamo notare una pubblicistica molto varia su questo ortaggio che è stato utilizzato per tanto tempo come un toccasana per tanti tipi di malattie. Ad esempio, la maggior parte di noi ignora che nell'antichità, per i romani, ad esempio, era considerata l'unica medicina, l'unico medicamento. Per 6 secoli non corrombero, si può dire, altri medicamenti all'infuori del cavolo. Lo adoperavano per uso esterno ed interno, per impacchi, per curare le ferite dei loro legionari. Catone lo ha persino indicato ed usato come specifico contro la peste, addirittura. Sembra che i romani abbiano fatto del cavolo il custode della loro salute, e infatti, grazie ad esso e ai loro buoni costumi, i romani si mantennero sani per secoli. Poi, sopravvenendo alla decadenza, si diffusero nuove malattie e si ricorse ad altri medicamenti. Il cavolo, che aveva reso così tanti servizi, cadde nell'oblio. Ci sono tante utilizzazioni per risolvere dei piccoli problemi con queste foglie, e la tecnica è molto semplice: si mette le foglie a stendere e poi si collocano sulla parte dolorante. Oppure si fissano con una fasciatura sulla posizione dolorante. Il cavolo è stato usato anche per piccole ferite, piccole e grandi ferite, soprattutto nelle parti più all'inizio, diciamo, di una manifestazione, all'inizio dei sintomi. Ad esempio, nel caso di un principio di cancrena alla punta di un dito, le due falangi più prossime all'affezione erano di colore grigiastro e coperte di flitteni. Sotto l'azione delle foglie di cavolo, l'epidermide divenne pastosa e cominciò a squamarsi. L'ulcera che si era formata si cicatrizzò. L'alterazione morbosa, grazie alla crocifera, si era arrestata e localizzata a quel tessuto. La terza falange era diventata nerastra e i dolori vi si facevano sentire ancora più acutamente che ne altre due. Non c'erano flitteni. Con l'applicazione del cavolo, l'epidermide assunse dapprima colore rosso macchiettato di nero. Queste macchie divennero sempre più piccole e infine non furono che punti. Anche questi scomparvero e la pelle divenne una tinta rossa uniforme. Guariva. La morte della pelle non l'aveva potuta raggiungere. Questo è scritto nel libro di Camillo Droz, erborista botanico. Stiamo parlando del cavolo cappuccio, quello che si trova in tutti i supermercati a un prezzo veramente economico.